Ultima domanda, la corrente che circola in R1. La corrente erogata dal generatore è di 3,2 A, ma quando arriva nel nodo A, questa corrente si divide in I1 e I2. Naturalmente scorrerà più corrente dove c'è meno resistenza. Siccome la R2 è circa 10 volte più piccola della R1, infatti sono 66 ohm contro 6,2, allora capiamo che la corrente che scorre in R2, I2, sarà circa 10 volte più grande di I1, perché c'è un rapporto di inversa proporzionalità fra le correnti e le resistenze. Noi dobbiamo calcolare I1 e quindi applichiamo la legge di Ohm alla resistenza R1, quindi la differenza di potenziale ai capi di R1, delta V parallelo, uguale R1 per I1. La nostra incognita è I1, facciamo la formula inversa e troviamo, questa è la differenza di potenziale ai capi di R1 diviso la sua resistenza, troviamo 0,276, circa 0,28 A. Anche se non è richiesto, calcoliamo I2. Possiamo utilizzare la stessa procedura di prima, quindi la differenza di potenziale ai capi di R2 diviso R2, quindi la prima legge di Ohm, e viene 2,92 A. Notiamo brevemente che la stessa differenza di potenziale si trova ai capi di entrambi. Questa infatti è la definizione di resistenza in parallelo. In parallelo quando la differenza di potenziale ai capi di entrambi è la stessa. Ricordiamo invece che le resistenze in serie si hanno quando le differenze di potenziale ai capi sono diverse, ma è uguale la corrente che scorre in entrambe, cosa che non accade qui. Qui le correnti che scorrono I1 e I2 sono diverse. Comunque torniamo al risultato trovato. E giustamente vediamo che la corrente che scorre in I1 è circa 10, in R1 è circa 10 volte di meno della corrente che scorre in R2, perché la resistenza R2 invece è più piccola di R1, è quello che abbiamo detto prima. Dove c'è la resistenza più grande scorre meno corrente e dove c'è la resistenza più piccola scorre più corrente, circa 10 volte di più. Anche la loro somma I1 più I2 torna con il valore complessivo della corrente, perché appunto queste due correnti, I1 e I2, poi si risommano, si riuniscono per dare i 3,2 A nel nodo B. Utilizzando proprio la legge dei nodi, la prima legge di Kirchhoff, che dice che le correnti entranti in un nodo sono uguali a quelle uscenti, allora potevamo calcolare direttamente la I2 senza bisogno di ricorrere alla prima legge di Ohm, ma semplicemente per differenza, perché la corrente I2 sarà tutta quella che arriva, quindi 3,2 A, meno la I1 che abbiamo già calcolato. E quindi ritroviamo 2,92 A.